Cari amici del Volto del Ring, benvenuti nel video dei pronostici di WWE Extreme Rules 2022. Partiamo subito col primo match della serata, Six Man Tag Team Good Old Fashioned Donnybrook Match. E dunque da una parte abbiamo la fazione di Sheamus, Ridge Holland e Butch, dall'altra la fazione dell'Imperium, quindi Gunther, Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci. Questo match, ragazzi, promette molto, moltissimo spettacolo, entrambe le fazioni si giocheranno ad armi pari. Se devo dire un vincitore, io direi l'Imperium. Secondo me è la fazione che ha più bisogno in questo momento, a maggior ragione perché sono arrivati di recente nel main roster, di un push. Assolutamente. Questa cosa potrebbe dare non solo ancora più lustro al titolo intercontinentale di Gunther, ma potrebbe lanciare anche Kaiser e Vinci, magari, per i titoli tag team nel prossimo futuro. Chissà, staremo a vedere. Comunque, per me vincerà l'Imperium. Adesso passiamo all'I Quit Match fra Edge e Finn Balor. Finn Balor in rappresentanza del Judgment Day. Ragazzi, sappiamo benissimo che Edge ormai è in collisione con Judgment Day da tanti mesi. Che dire, secondo me questo qua potrebbe essere tranquillamente l'atto finale, anche perché ragazzi basta, per quanto vogliamo andare avanti? Vogliamo andare avanti fino a fine novembre con i War Games, a Survivor Series? Boh, non so, secondo me sarebbe un po' troppo. Almeno per quanto riguarda la questione di Edge con Judgment Day si chiude qui. Poi quella di Rey con Judgment Day, secondo me, potrebbe andare avanti per il discorso di Dominic, che già sappiamo. Però, secondo me, qua con Edge appunto si chiude. Io come vincitore vedo appunto Edge, anche perché, ragazzi, voi ce lo vedete Edge a dire I quit? Non credo. Secondo me, a dire I quit sarà Finn Balor, al termine di un match davvero molto violento, e secondo me potrebbe esserci anche del sangue. Quindi aspettiamoci di tutto per un I quit match davvero pazzesco. Finalmente sono tornate le grandi stipulazioni degne di un pay-per-view come Extreme Rules. Adesso passiamo al ladder match valevole per il titolo femminile di Raw. Da una parte la campionessa in carica Bianca Belair, dall'altra la sfidante Bayley. Che dire, ragazzi, Bayley da quando è tornata assieme a Dakota Kai e Yoskai hanno formato una fazione davvero formidabile. Hanno vinto i titoli di coppia, quindi che dire, manca solo il titolo femminile di Raw e siamo a posto. Quindi mi sta dando che il finale di questo match è già scritto. Secondo me Bayley vincerà con l'aiuto delle sue alleate. Poi certo anche Bianca potrebbe avere dei sostegni da parte di Alexa Bliss. Poi Asuka, dopo quello che abbiamo visto a Raw, secondo me per il momento è out per infortunio, forse. Potrebbe aiutarla Candice, non lo so, però secondo me le interferenze di Dakota e Sky, secondo me, saranno molto molto decisive. E secondo me è giusto terminare qua il regno di Bianca, che comunque ormai, ragazzi, negli ultimi 2 anni sta dominando in lungo e largo la divisione femminile, quindi per me è giusto anche chiuderla così con questo regno, che comunque è stato buono, non di quelli esaltanti, ma è stato buono, ha fatto buone cose. Secondo me è giusto cedere il passo a Bayley, che ha bisogno di nuovo di un titolo massimo, e anche per dare continuità alla sua stable, che è davvero interessante. E poi Bianca ovviamente avrà delle occasioni in futuro per rifarsi, ci mancherebbe, perché no? Però per il momento per me vince Bayley con le interferenze, che saranno decisive. Quindi Bayley, nuova campionessa femminile di Raw. Poi passiamo al match, strap match, fra Drew McIntyre e Karrion Kross. Questo match diciamo che non sarà molto esaltante a livello di lottato, perché ragazzi entrambi gli atleti avranno un polso legato a una sorta di cinta, di fune, come la vogliamo chiamare. Quindi questo match sostanzialmente si baserà su colpi brutali, quindi pugni, calci, cazzotti, sottomissioni, insomma tutte manovre mirate per cercare di far a abbassare le difese dell'avversario, ecco. Perché alla fine chi vincerà sarà colui che avrà messo l'avversario in una condizione davvero fisica, in una condizione fisica davvero pietosa. E in questo caso, se devo dire un vincitore, secondo me vincerà Karrion Kross. Anche perché è arrivato da poco, o meglio, è tornato da poco in WWE. Ha bisogno di rilancio dopo le figure di merda con la vecchia gestione del team creativo, se vi ricordate la questione dell'elmo, del gladiatore, tutte quelle porcherie lì. Karrion ha bisogno di un rilancio. Drew McIntyre, che dire, ragazzi, dopo la pagliacciata dell'ultimo pay-per-view, penso che peggio di così non si possa fare per Drew. Quindi, dopo quel tonfo con Roman Reigns, insomma, se perde anche contro Karrion Kross, non dovrebbe crollare il mondo. Anzi, secondo me, questo qua sarà solo il primo atto di una rivalità che potrebbe andare avanti ancora per un po', anche perché comunque
Entrambi potrebbero puntare al titolo massimo. Drew potrebbe ottenere una rivincita contro Roman, Kerryon potrebbe avere la sua grande chance, però Roman Reigns sarà impegnato contro Logan Paul il mese prossimo a Crown Jewel. Quindi per il momento, secondo me, tirano avanti così McIntyre con Cross. Questo qua sarà il primo match, e poi magari il secondo lo faranno a Crown Jewel. E poi magari chi vincerà la rivalità sarà il prossimo number one contender, senz'altro, per il titolo di Roman. Quindi a sto giro, secondo me, il primo match lo vince Karrion Kross, che ha bisogno di dare subito un bel impatto con questo suo grande ritorno in WWE. Poi passiamo all'Extreme Rules Match, valevole per il titolo femminile di SmackDown. Da una parte la campionessa in carica Liv Morgan, dall'altra sfidante Ronda. Che dire, il regno di Liv Morgan non è stato molto esaltante, l'avevo già detto anche per lo scorso pay-per-view. Poi Ronda, che dire, il suo percorso non è stato altrettanto esaltante nell'ultimo anno. È tornata, ok, ha vinto la Royal Rumble Match, secondo me, con tante cose che si potrebbero dire a riguardo, perché io avrei da ridire su quella vittoria lì. Il suo regno che ha avuto nella primavera, diciamo che è stato corto e abbastanza anonimo. Quindi, che dire, non so. Se devo pronosticare un nome, io direi Ronda comunque, al di là di tutto, perché Liv la sua occasione l'ha avuta, però ragazzi, il suo regno non sta convincendo. Io a sto punto, per non sminuire ancora una volta Ronda, soprattutto dopo quella figuraccia di SummerSlam, quel match perso in pochi secondi, pochi minuti, io darei il titolo a Ronda nuovamente, per arricchire ancora la sua bacheca, perché tanto ragazzi, Ronda non è che avrà tutta sta carriera in WWE, quindi per me è giusto dargli un altro titolo. E riprovare a fare un altro regno, magari per portarla fino a WrestleMania come campionessa. È giusto riprovarci, secondo me. Poi potrebbe tornare anche Charlotte Flair, potrebbero riprendere la rivalità con lei. Possono aprirsi tanti scenari. Con Liv, ragazzi, non lo so, io ho come la sensazione che sia arrivata un po' a culo, diciamo, a questo punto, ancora come campionessa, perché ha dimostrato comunque di fare un po' acqua da tutte le parti, da questo punto di vista. È sempre riuscita a vincere, a conservare il titolo, però sempre con tanta fatica, quindi non so, se l'è cavata con Ronda a SummerSlam, poi se l'è cavata con Shayna Baszler, però a sto giro, ancora che se la cava con Ronda, secondo me no. Secondo me no, stavolta Ronda la batte e adesso con la gestione di Triple H, secondo me il regno di Ronda potrebbe essere molto più interessante. Immaginiamoci dei match brutali, magari di nuovo con Charlotte Flair, però fatti bene stavolta. Oppure una bella rivalità con Shayna Baszler, due ex atlete delle arti marziali miste. Potrebbe uscire roba davvero molto interessante con la gestione di Triple H attuale. E quindi dai, punto su Ronda, nuova campionessa. Poi secondo me il main event, ragazzi, sarà il Fight Pit Match, quindi chiusi dentro la gabbia Matt Riddle contro Seth Fottuto Rollins. Che dire, questo match senza dubbio sarà molto violento, anche sanguinolento secondo me, perché comunque sono chiusi dentro la gabbia, ragazzi, quindi non aspettiamoci grandi manovre di wrestling. Questo match sarà molto un po' in stile UFC, in stile arti marziali miste, quindi tanti cazzotti, sottomissioni, botte, calci, gomitate, pugni sul naso, in bocca, ovunque. Sarà un combattimento molto più simile agli arti marziali miste piuttosto che al wrestling. Poi oltretutto avremo come arbitro speciale Daniel Cormier, un ex campione mondiale della UFC, quindi non uno qualunque. Quindi secondo me uscirà fuori una contesa davvero molto molto bella. Ragazzi, se devo dire un vincitore, io direi assolutamente Matt Riddle. Matt Riddle deve rifarsi dopo un periodo che è abbastanza negativo, il periodo diciamo post RK-Bro per lui è appunto molto negativo. Seth comunque quest'anno ha perso tanti match, c'è anche da dire questo. Però il match precedente contro Riddle Seth l'ha vinto, quindi ragazzi a suo giro per me Riddle deve pareggiare i conti. E magari non finirà neanche qui ragazzi, magari loro due tirano avanti fino a Crown Jewel, chissà. Non lo so, comunque per me questo match lo vincerà assolutamente Matt Riddle. Poi non so se ci sarà qualche interferenza di Cormier che potrebbe alterare l'esito del match, come si sta già rumoreggiando, magari di Brock Lesnar per i loro trascorsi in UFC, per un ipotetico match a Crown Jewel, non lo so. Però secondo me no, non ci saranno intromissioni, Cormier farà il suo lavoro senza troppi intoppi, secondo me. Quindi Matt Riddle che vince. Bene ragazzi, che dire, il video termina qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i vostri pronostici, se vi piacciono, se non vi piacciono, ditemi i vostri pareri con educazione. Altrimenti fate la fine di un altro personaggio che è stato bannato ed è stato anche denunciato per avermi insultato perché ha offeso la mia persona e ha offeso pure il lavoro che faccio qui. E quindi, carissimo, tu devi sapere che io qui faccio quel che cazzo voglio perché questa è casa mia
e i video continuerò sempre a farli. Se non ti piace il mio parere, vattene da un'altra parte a rompere le palle, perché io qui sono a casa mia e faccio quel che cazzo mi pare e piace. Dico quello che voglio e nessuno si deve permettere di venire qui a insultarmi o di provare a tapparmi la bocca o di dire dove devo andare, cosa devo fare, cosa non devo fare, che non devo fare video o altro. Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Io faccio quello che voglio e chi mi rompe i coglioni prendo, lo banno e lo denuncio. E non sto parlando di presunte denunce, carissimo. Non sto parlando di presunte denunce. Perché le denunce scattano quando c'è un reato. Quando c'è un reato è quando tu insulti una persona nella sua persona. Quando insulti una persona, quando la offendi e usi vocaboli mirati a offendere e a volte anche a fare bullismo, caro mio. Perciò le denunce arrivano a casa, le denunce arrivano. Non sono presunte denunce e non sono cose che uno si inventa, perché altrimenti posso rendere pubblico il tuo nome e quello che mi hai scritto e posso sputtanarti davanti a tutto il web, ma non lo faccio, perché tanto lo so chi sei e lo so per cosa l'hai fatto. Quindi non ti darò visibilità, non ti darò notorietà e non farò il tuo nome, caro mio. Non me ne frega un cazzo di te. Questo è solo un avvertimento per tutti quelli che provano ogni tanto a venire a insultarmi o qualche community spazzatura che prova a farmi bannare le pagine su Instagram. Vi dà fastidio il mio lavoro? Siete invidiosi? E chi se ne frega? Me lo potete succhiare tranquillamente, chi se ne frega? Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti quanti per aver partecipato e ci vediamo, se fa, domenica mattina, domenica pomeriggio, con la recensione di WWE Extreme Rules 2022. Mi raccomando, buon pay-per-view a tutti quanti! Ciao!